Ragazzi, io e Bruno siamo in piedi vicino al lago. Secondo la leggenda, in questo lago sono affondati gli animatronics. Non sappiamo se sia vero o no, ma noi... È vero al 100%. Io lo so, ho visto questa nave militare SCP schiantarsi qui, che è atterrata in questo posto. Guardate, ecco proprio il punto, filma questo prato tutto incendiato. Ci sono frammenti dell'aereo, vedi, è un pezzo della cabina. Guardate, ragazzi. Guarda, non so dell'aereo. Bruno è convinto che un aereo militare si sia schiantato qui, perché abbiamo trovato questo cruscotto aereo. Beh, direi che è chiaramente da un aereo, ma alcuni dettagli di grandi dimensioni del Boeing rotto io qui non li vedo. Perché sono tutti nel lago! Era un Boeing cargo che trasportava nuovi animatronics per gli esperimenti e sicuramente sono tutti in fondo a questo lago ora, e Artyom e io li prenderemo con un magnete speciale che può tirare fino a una tonnellata. C'è ancora una fabbrica nelle vicinanze e penso che sia perché ha scaricato tutti i suoi rifiuti in questo grande lago e ha gettato qui quegli animatronic sperimentali. Forse sono mutati e chi lo capisce in cosa si sono trasformati. Facciamo il primo lancio e vediamo cosa possiamo prendere in linea di principio, dai! Abbiamo un magnete con una corda e la corda è molto forte, guarda! Nulla dovrebbe venire fuori, ma affinché il magnete non resti al 100% nel lago, lo legheremo a questo contenitore dove abbiamo provviste e armi. Guardate, fissiamo bene! Un elicottero sta volando! Proprio qui, accidenti! Sembra che siamo stati notati! Senti, nascondiamoci e poi andiamo avanti dopo! Ok, Artyom, lanciamo subito il magnete e iniziamo a prendere gli animatronics da questo lago, forza! Allontanati! La cosa principale è che la fotocamera non vola. Uno, due... Ok, andiamo, hai preso qualcosa? Mi sono agganciato a qualcosa! La cosa principale è che il magnete non si perda, l'ho affittato per $100! Sta già venendo qualcosa! Oh! Oh! Dai, tiriamo, mamma! Diamine, ragazzi! Questi sono alcuni cibi in scatola SCP! Vorrei sottolineare che la lattina sembra molto nuova! Oh, perché questa lattina non si trova da più di un paio di anni in questo lago! Beh, mi chiedo di cosa si tratti! Dai, allora, vediamo! Beh, mi sono preparato! E ho portato con me il mio coltello da caccia! Wow! Aperto! Tac! Mamma santa, che... come puzza! Che roba! Guarda che cos'è! Non lo so, forse sono organi degli animatronics! Questo... cosa c'è? Pazzesco, guarda! C'è qualcosa che si contrae! Cosa c'era in questa lattina? Pensi che questi siano alimenti dei militari SCP? Ascolta, non lo so, ma qui il cibo in scatola è mescolato con alcuni vermi! Forse sono arrivati lì perché la lattina era in fondo al lago davvero da molto tempo! Ascolta, non lo so, ma qui il cibo in scatola è mescolato con alcuni vermi! Ma ragazzi, io non so cosa ci sia in questi SCP, ma direi che se... beh, sembra davvero disgustoso! Senti, quando abbiamo preso questa lattina dal lago non c'erano buchi. E quindi come potevano finire i vermi lì? Beh, è probabile che qualcuno li abbia mangiati. Forse è foraggio per gli animatronics. Si devono ben nutrire di qualcosa. Sembra molto brutto. Bruno, di solito quando le persone fanno la pesca magnetica ci vogliono 20-30 volte per lanciare un magnete per trovare qualcosa che abbia valore. Abbiamo lanciato questo magnete solo una volta e abbiamo immediatamente ottenuto, beh, non ha il valore o non rappresenta nulla, ma non è un portafoglio, ma è cibo SCP in scatola con dei vermi. Puoi immaginare se cosa succede quando lanciamo la calamita 10, 15, 20 volte. Senti, penso che valga la pena andare avanti subito e tirare fuori dal succo da questo lago. Forza, lanciala! Opa! Ascolta, l'ho
l'ho gettato lontano, ma adesso tiro! Gente, è così che ogni volta che lanciamo questo magnete riusciamo a catturare qualcosa, ed è perché siamo già stati pompati nell'abilità di pesca! Ragazzi, la pesca è davvero un'attività difficile, ma abbiamo già questa skill gasata al massimo, perché stiamo già immaginando dalla riva cosa possiamo catturare lì! E quindi ogni volta la fortuna è dalla nostra parte. Questo è più o meno, sapete, come con YouTube. A proposito, ha recentemente cambiato il suo design YouTube. Il pulsante rosso si è trasferito in un altro posto e non tutti ora possono trovarlo. Provaci tu, spettatore. Ora trova il pulsante rosso iscriviti, e se riesci davvero a trovarlo, allora sei agile e attento come me e Artyom. E inoltre, davvero, se trovi il pulsante rosso iscriviti e fai clic su di esso, sei solo un bullo. Ascolta, avete basta capito? Queste ciance, non riesco a tirare, puoi aiutarmi? Dai! Bene, tiriamo, bene, dai, tira dall'altra parte. Ok, dai, dai. No, stop, stop, stop. Cosa c'è lì? Accidenti! Cosa c'è, Artyom? Oh, pazzesco, puzza così tanto, probabilmente causa dei rifiuti radioattivi nel lago, capisci? Ascolta, non è del tutto chiaro cosa sia, ora tienilo. Sì? In questo momento lo sciacquerò con dell'acqua. Ehi, accidenti, che cos'è? È come se ci fossero delle icone, solo che non è chiaro di cosa si tratti. Forse questi sono alcuni simboli dei combattenti. Allora, vieni qui. Laviamo, laviamolo. Pazzesco, sono il sole e la luna. Sì, ragazzi, guardate! Non l'ho capito subito perché sono di una forma diversa qui. Queste sono le icone animatroniche FNAF. Questo è il sole e questa è la luna. Come hanno potuto finire nel lago? Beh, come tutto il resto! Dopo quel crollo dell'aereo! Ascolta, dividiamoli! Posso prendere la luna? Io ora prendo il sole. Il sole è più importante. E la luna è più divertente. Ci deve essere una spiegazione logica per questo. Perché i rifiuti sono stati scaricati qui e forse un aereo è affondato. Ma qui il negozio di souvenir non è affondato! Sembrano il più possibile da una bancarella! Ascolta, teniamoli per ogni evenienza! E a casa, nel nostro laboratorio, li controlleremo, e ora continuiamo a lanciare il magnete! Oh! Cos'è questo? Guarda, vedi come se i rami si muovessero lì? Sì, è solo il vento, dai, ascolta! No, ti dico, ci sono i rami che si muovono! Forse una mucca, è solo un maiale laggiù! Forse andiamo a casa meglio, eh? Artyom, siamo venuti qui per lanciare un magnete e pescare gli animatronics dal fondo del lago! Sì, guarda, ecco accanto al dente di leone, c'è qualcosa che fa capolino, guarda! E cosa, ti sei spaventato, vero? Hai paura, dai! Sì, dico, c'è qualcuno tra i cespugli, guarda! Ma no, è solo il vento, Artyom! Ecco, vedi accanto al dente di leone? Allora cosa suggerisci di fare? Avvicinarci o cosa? Io non voglio, vai da solo se vuoi! Ascolta, possiamo tornare a casa, eh? Quale casa? Finiamo questo caso fino alla fine! Va bene, semmai ho preso una pistola con me. Lancia! Uno, due, tre! Opa! Oh, abbiamo quasi perso tutte le provviste! Senti, qualcosa agganciato! Sembra, guarda! Dai, forza, tiriamo! Mi chiedo che cosa sia, eh! Dai, ti aiuto, ti tengo io, semmai! Trascina! Dai! Oh! Che cosa? Guardate, gente! Cosa abbiamo trovato in fondo a questo lago? Una specie di filo! Guarda più da vicino, Bruno! Questo sembra essere il microfono di Fazbear Animatronic! È in tutte le foto con questo microfono! Pensi che ci sia anche Fazbear qui in fondo a questo lago? Non lo so, comunque questo filo è aggrovigliato, legato al magnete. Ora lo sciogliamo e diamo un'occhiata più da vicino a questo microfono. Abbiamo lanciato un magnete in questo lago 3 volte con la pesca magnetica. Abbiamo già preso una sorta di barattolo di vermi SCP, i portachiavi con il sole e la luna e il microfono di Freddy Fazbear. Questo è il suo totem! Ascolta, immaginati se possiamo ad esempio pescare la testa dell'animatronic stesso, o la sua mano, o la sua braccio. In genere ho visto un video su YouTube, ragazzi, dove una persona ha tirato fuori una vera granata! Davvero? E l'ha fatta saltare? Imbecille o cosa? Quale fatta saltare? Ha immediatamente chiamato la polizia! Sì, beh, giusto, giusto! Senti, allora, possiamo ancora pescare qualcosa? Va bene, andiamo! Dai, strappa quel microfono, sì! Senti, posso fare una pausa? Stai lanciando un fico! Accidenti, bene, dai! Ok, ecco qua. Impegnati, però! Ok! Ecco!
hai usato tutto il potenziale della corda! Ascolta, forse poi ci mettiamo dall'altra parte del lago per trovare qualcosa dall'altra parte! Sì, è interessante! Gettarlo da lì, dai! Bene, forza, tira, opa! Dai! Aiuto, tira, tira, tira! Dai! Ascolta, sta tirando da qualche parte, dannazione! Dai, la cosa principale è fissa tutto sulla telecamera! Oh, mamma, guarda, Artyom! Pazzesco! Ecco cosa ha tirato fuori il nostro magnete! Questo vale almeno $20 se vendiamo il metallo! La lattina era della SCP! La cosa più interessante è che anche la bombola stessa è SCP! Questo è apparentemente un serbatoio di ossigeno! Ci sono diversi sviluppi su come questo bombolone spesso potrebbe essere finito in questo lago! O un subacqueo ha nuotato e lo ha perso lì! O semplicemente lo ha lasciato cadere! O in battaglia è successo! Ma io ho un'altra teoria! E forse... gli animatronics funzionano a benzina o a gas! Loro sono in effetti anche dei robot! Forse hanno questa bombola incorporata all'interno o appesa sulla schiena, capito? Ascolta, a dire il vero non ho notato queste bombole sulla schiena, ma forse sono davvero alimentati da questo gas! O sono sicuro che in fondo a questo lago c'era una rissa di un subacqueo o un animatronic! E un subacqueo in una rissa con un animatronic ha perso questa bombola! Sono possibili anche questi sviluppi, senti! E questo dice solo una cosa! Cosa c'è di reale in questo lago radioattivo e ci sono animatronics e io voglio prenderli oggi tutti! Scrivi necessariamente nei commenti, questo cilindro lo ha perso un subacqueo in una rissa con un animatronic o gli animatronics stessi funzionano con una sorta di benzina o di gas? Penso che sia un combattente, sono sicuro che era di un combattente! Senti, facciamo così, se sei sicuro che sia un combattente, scrivilo nei commenti. Se pensi che gli animatronics funzionino con un po' di carburante e lo riempiono in una bombola, ma allora metti un like! Quindi risolviamo questa disputa, ok? Proviamo a staccare il nostro magnete... Allora posso buttare di nuovo? Ok, uno, due, tre... Mamma, dalla parte sbagliata... Accidenti! Adesso, ora lancio! Dai, è qualcosa? In generale è molto leggero! Dai, lo prenderemo presto! Dai! No, è leggero, mi sa che non c'è niente! No, guarda, Artyom, guarda! Pazzesco, un berretto! Non è solo un berretto! Ci sono un sacco di fili qui dentro! Prima di tutto è un berretto SCP! E ci sono dei cavi dentro! Senti, e se tutti i combattenti SCP fossero essenzialmente dei robot? Pensaci solo! Oh, c'è anche una batteria! Apparentemente il cervello funziona a batteria! Sì! Pensate, se questi combattenti non sono umani, ma sono robot! E a quanto pare, quando la sua testa è stata danneggiata in una battaglia, questo berretto è stato attaccato con l'aiuto di fili alla sua testa, che portano al suo cervello! Capito? Sì, guarda! A proposito, vedono attraverso... tramite HDMI! Senti, non hanno una visione così buona, allora mi sa, potrebbero almeno collegarsi a una DisplayPort! No, ascolta, HDMI, questa è specificamente una porta HDMI, apparentemente si attacca agli occhi, e HDMI è una qualità Full HD in realtà, no? Sì, ma sai una cosa? Qual è il problema per coloro che capiscono? Hanno la fonte della vista in VGA in arrivo! Questo è circa 640 pixel! È per questo che forse non ci hanno notato in molti posti! Perché ci sono stati casi in cui siamo stati vicino ai combattenti SCP e non ci hanno visto assolutamente! Apparentemente in primo luogo è perché non sono umani, sono robot e poi forse... Senti, e se premiamo qui? Oh! Un suono? Senti, ascolta, aspetta! È un auricolare con cui... non può funzionare, era già nell'acqua per qualche anno, no? C'è qualcosa che scoppia, senti! Parla il capitano SCP! Facciamo click! Com'è l'ambientazione? Passo! Pazzesco! Dai, SCP combattente 3657, cosa c'è un combattente sul fondo? Quale combattente? Di cosa parli? Siamo in posizione! Ascolta, non sanno niente del lago! Bene, uno, due... 3! Oba! Accidenti, vorrei pescare un bel granchio in questo momento, voglio già mangiare! Ascolta, penso di averlo gettato ben oltre! Così! Ora! Arriva! Ascolta, c'è qualcosa che brilla! Filmalo! Oh, wow! Che cos'è questa? È a quanto pare un'insegna di metallo! Ed è questo un cartello della pizzeria di Freddy Fazbear!
Ed ecco, la foto è costantemente presente nel gioco! Ascolta, beh, un'intera pizzeria non potrebbe affondare lì nel lago! Forse stavano trasportando attrezzature! Da qualche parte volevano espandersi e questa è una nuova pizzeria! Beh, stai dicendo che si stavano trasferendo dalla loro vecchia pizzeria e che le vecchie attrezzature sono tutte state gettate in questo lago? Non lo so! Devi davvero ottenere almeno un animatronic e scoprire da lui com'è andata davvero, capisci? Dobbiamo chiederglielo! Guarda, è proprio graffiato! Abbiamo trascinato questo cartello attraverso tutto il fondo! Vedi? Ehi, lo porterei sicuramente in studio perché è una cosa rara, artefatto serio, un artefatto buono, molto buono! Andiamo con un altro magnete! Dai, buttalo di più! È pieno di tutti i tipi di pezzi incredibili! Il nostro magnete ha già preso molto da questo lago! E guarda, è tutto in una specie di melma! Qui ci sono ancora piccoli oggetti magnetizzati, come ad esempio questi chiodi. Forse oggetti più grandi si aggrappano a loro. Tutti i tipi... Allontanati, per favore. Sì, ok. Attento. Uno, due, tre. Vabbè. Wow! Oh, quindi dai, proviamo. Dai, tiriamo, 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 dai. Tiriamo. Cosa è successo? Cosa gorgogliava? Vuoto, ma Artyom! Mettilo giù! Ne chiama la polizia, Artyom! Che cos'è? Accidenti, ci sono ancora le impronte! Sì, è meglio non toccare cose del genere! Ragazzi, se trovate qualcosa di pericoloso, ovunque, non toccatelo con le mani! È meglio sbarazzarsi di questo e chiamare la polizia! Sì, senti, proviamo ora senza queste robe criminali! Facciamo in linea di principio un piccolo riassunto di ciò che siamo stati in grado di ottenere. Ho messo un berretto per non farmi cuocere la testa. Allora, la cosa più preziosa probabilmente è questa bombola. Non so se questa è la bombola del subacqueo o se l'animatronic l'ha persa in una rissa quando l'ha riempita di benzina. Possiamo aprirla e vedere cosa c'è lì dentro! Penso che questa sia la scoperta più preziosa perché... Guarda quanto è grossa! Sembra molto vecchia! Chi lo capisce da quanto era sul fondale? Poi, ovviamente... Il cartello della pizzeria dello stesso Freddy Fazbear! Berretto da combattente SCP, due portachiavi, li abbiamo già divisi, il sole è mio e la luna è di Bruno, il microfono di Freddy Fazbear e questo barattolo di cibo in scatola che conteneva questi vermi vili e terribili! Penso che ci siano ancora un sacco di cose avventurose là fuori, quindi non fermiamoci, vero? E gettiamo subito di nuovo il magnete! Forse c'è un pesce, magari! Cosa, qualcosa si è mosso! Dai, Diego! Tranquillo, stai scherzando! Non sto scherzando! Allora tira tu adesso! Come se qualcuno guardasse fuori, no? Non lo so, sì! Qualcosa si è bloccato lì! Come se qualcuno ci guardasse attraverso l'acqua! Ehi, William Bruno, c'è qualcosa! Dai, ok, tira! Tira, tira! Ascolta, c'è qualcosa di giallo! Tira, tira, dai, forza! Perché il sole trascina! Spegnete le luci! Giochiamo! Ah, voglio giocare! Dai! Dai! Bambini, giocate con me! Ragazzi, abbiamo catturato il sole FNAF con la pesca magnetica! Trascinalo, Bruno, trascinalo! Sto provando! Sto cercando di tirarlo! Apparentemente ha vissuto sott'acqua per tutto questo tempo! Sì! Corri, corri! Non scappate da me! Oh no! Voglio giocare con voi! Esattamente, vieni qui! Certamente sapevo che in questo lago potevano esserci cose, ma non l'animatronics vivente che giaceva sul fondo! Esattamente, pensavo fossero lì, incoscienti, perché sono sott'acqua, perché sono robot accidenti! In questo momento dobbiamo capire come distrarlo, salire in macchina e andarcene da qui! Ha bisogno di un po' di disordine! Odia la spazzatura! Mi troverò, voglio giocare con voi! Non scappate da me! Ai ai ai, non nascondetevi! Vi troverò! Dai! Oh! Cos'era? Spazzatura! Ok, wow, si è distratto! E questo è il momento di correre! Cos'è la spazzatura qui, eh? Ah, filmalo! Dove siete? Ecco! Oh, ci ha notato! Andiamo! Scappate! Andiamo, andiamo, andiamo! Vi
troverò! Dobbiamo riordinare! Ciao a tutti cari amici, con voi Arishem e con me oggi Safik! 1, 2, 3, 4! E probabilmente avete già capito tutto da soli, ragazzi e ragazze! Sono le 3 del mattino e siamo arrivati al McDonald's! Ecco ragazzi, guardate! Siamo qui per comprare cosa, Safik? Per comprare cosa? Happy Meal alle 3 del mattino della famiglia Cartoon Cat, Cartoon Dog, Cartoon Mouse e molti altri cartoon personaggi! Ragazzi, c'è anche Cartoon Sheep, Cartoon Rabbit! E c'è solo un'incredibile famiglia di cartoon! Artyom, forza, sto sgasando. Abbiamo bisogno di andare più veloce perché il tempo è poco. Ci sono 6 o 7 Happy Meal probabilmente. Lì, a proposito, ho letto sui siti web che c'è anche una linea speciale di giocattoli, capito? Sì, sì, senti, dobbiamo vedere. Ora va bene, l'importante è fare in tempo. Qui c'è una piccola fila qui. Veniamo sempre al McDrive perché è sempre aperto 24 ore e qui di notte puoi comprare assolutamente qualsiasi cosa. Ciao, potrei avere per favore la collezione Happy Meal della famiglia di Cartoon Cat alle 3 del mattino? Ordinato, ordinato, Safik, ce l'hai fatta di nuovo. Spero che questa volta senza alcun incidente andremo. Prenderemo i nostri Happy Meal e nessuno ci attaccherà. In questo momento Safik pagherà, pagherà. Ciao, con la carta. Ragazzi, guardate! A Safik hanno persino dato uno scontrino! Lo mettiamo con gli altri pezzi di carta, dai! Ecco qui, dai! Ragazzi, ci hanno detto di aspettare al parcheggio, quindi andremo lì. Artyom, ma si sono dimenticati del nostro ordine o cosa? Ascolta, Safik, non lo portano più, mi sa, capisci o no? Forse questa linea non esiste affatto, Follia! Come sono finiti qui? Aspetta, aspetta! Come sono finiti sul cofano? Ascolta, non si è avvicinato nessuno, eravamo proprio qui, accidenti! Ascolta, Safik, forse è meglio se ce ne andiamo, Forse stanno cercando di farci uscire dall'auto in questo modo, sai? Ascolta, non portiamo via questi Happy Meal! Dai, non avere paura! Sì, Safik, sì, accidenti! Va bene! Prendilo, forza, dai, veloce, torniamo in macchina! Ragazzi, ecco! Allora andiamo subito, dai, scasa via da qui! E accidenti, questi video registrano sempre loro, ogni ora! La cosa principale è arrivare allo studio, cavolo, andiamo! Casa, Safik, dai! Siamo già arrivati allo studio e vediamo quante di queste scatole abbiamo! Safik, suggerisco di iniziare con il personaggio meno popolare di tutta questa formazione! Tutti conoscono Cartoon Cat, Cartoon Dog, Cartoon Mouse. Se ci sono ancora domande con questo, ma Cartoon Sheep, ne sono sicuro, quasi nessuno lo conosce, lo capisci? Ragazzi, lo sapevate insomma che c'è una pecora cartoon? Una pecora della famiglia Cartoon Cat. Beh, della famiglia probabilmente dei cartoon o come si chiamano. Ma secondo me questo è Cartoon Rabbit, il meno popolare. Ma Cartoon Sheep, ok, apriamolo. Ora proviamolo ad aprire. Cavolo, Artyom, non si apre, io non ci riesco. Safik, certo che non puoi aprire questo Happy Meal, perché qui c'è un pulsante rosso iscriviti. Blocca tutto! Ragazzi, per favore, scendete sotto questo video, premete il pulsante rosso e rendetelo grigio, in modo da poter aprire questo Happy Meal con Cartoon Sheep! Clicca proprio adesso, perché non possiamo nemmeno iniziare il video! 3, 2, 1... Ecco! Guarda, Safik, si è aperto da solo! Pazzesco! Adesso vediamo cosa c'è dentro! Iniziamo con la figura! Safik, guarda! Cos'è? Bellezze, guardate che figura grande! Sì, ragazzi, è davvero pesante! Mostra agli spettatori bene sullo schermo! È la cosa più interessante, guarda! Si piega! Ogni braccio e ogni gamba si muovono assolutamente! Assurdo! Possiamo metterlo così su uno scaffale? Anche la testa gira! Pazzesco, Artyom! Guarda! Cosa ho trovato qui? Cosa si può trovare in Happy Meal? O patate fritte o hamburger con pollo manzo? È qualcosa di fantastico! È un hamburger con una specie di panino bianco che si sbriciola. Ma questa è una meringa, sembra! Questo è un riferimento alle pecore! Perché Cartoon Sheep è essenzialmente una pecora! Personalmente non ho mai visto un hamburger del genere! So anche, ad esempio, c'è il sushi ordinario e il sushi dolce! Ma un hamburger normale e un hamburger dolce non l'avevo ancora incontrato! Questo è proprio fantastico! Provalo! Senti,
Non mi piacciono le cose particolarmente dolci, specialmente se è un hamburger, quindi puoi semplicemente mangiarlo completamente tutto e dire ai nostri spettatori come ti piace. Senti, beh, la carne è così così, mentre il pane è buono e dolce. E gli occhi commestibili sono questi. Penso che li terrò per dopo, la cosa principale è che non si sciolga, perché mi sembra che si sciolga come la neve. Secondo le preferenze di gusto, per favore dimmi come è il sapore e cosa c'è lì. Una foglia di lattuga che ho visto, ketchup, formaggio, polpetta. Sì, ragazzi, vi mostrerò tutto, in questo momento apriamo il panino. Qui ci sono gli occhi ancora sugli spiedini, sembra un mini hamburger. Ecco il formaggio, la cotoletta, c'è anche una crema bianca e del ketchup e naturalmente una foglia di lattuga e un panino. È davvero notevole che questo Happy Meal sia carino con Cartoon Ship. E abbiamo un hamburger dolce e c'è solo un sacco di fieno nella scatola, cioè vedi, McDonald's fa riferimenti a ogni personaggio. Qui ad esempio c'è molto fieno e guarda Safi cosa c'è ancora. Artio, qui invece delle patate c'è dello zucchero. È buono? E se è un veleno di qualche tipo? Ma che tipo di veleno può avere una pecora? Senti, a me non piace molto lo zucchero. Ho già mangiato quel delizioso panino. Pertanto lo zucchero solo se lo metti nel tè. Prova almeno un cubetto. Perché è particolare. È salato cosa? Prova! È davvero salato. Penso che sia una specie di sale per il bagno delle pecore, gente. Ma che pecore, dannazione. Hai visto Cartoon Sheep? Ha un bagno lì probabilmente con questi aggeggi. Riassumiamo, avevamo una statuetta davvero bella qui, un hamburger di meringa, un sacco di fieno e c'era zucchero al posto delle patate. Artyom, ma dov'è il giocattolo? Dov'è il giocattolo, Artyom? Questo personaggio Cartoon Rabbit, lo ripeto già più volte e non sapevo nulla di lui. Ecco, Safi, sapevi che esiste una lepre o un coniglio della famiglia Cartoon Cat? Certo che lo sapevo, lui, eccolo qui. Guarda che bocca che ha. Questa sua foto mostra direttamente la sua intera essenza. Ha le stesse zampe di tutta la famiglia Cartoon. Enormi denti con i quali morde. E gli occhi, che a volte si riempiono di sangue. Ok, Artyom, smettila di parlare, apriamolo, dai. Sei a conoscenza di Cartoon Rabbit? Allora, perché non abbiamo sul canale un video? Il mio drone ha filmato Cartoon Rabbit. Perché io non voglio catturarlo. Guarda che denti che ha. Prima di questo nessuno aveva tali denti. Ed è il più assetato di tutta la famiglia. Apriamolo, smettila di parlare, dai. No ragazzi, se confrontiamo con Cartoon Mouse è davvero una specie di guarda un po' più calmo e tranquillo, vedi? Voglio davvero vedere cosa ha. Sì, Safik, sei un esperto di hamburger per noi, quindi provalo. Fantastico. Guardate ragazzi, accidenti, questo cos'è? Questo è un hamburger di pelo, Safik! Brutto! Devi solo provarlo! È puzzolente! Ho provato l'ultima volta le patate con i capelli di Jeff! È il verme ho mangiato! Gente, beh, è solo brutto! Qui oltre a questi capelli e una foglia verde non c'è niente praticamente! C'è una salsa molto gustosa e con il ketchup, ragazzi, il life hack è reale! Prendi qualsiasi cibo, versi il ketchup. Oh, se anche la pasta è stata bollita 3 giorni fa. Di solito la mangio sempre con il ketchup o con la maionese più o meno. Perché la lana? Sei totalmente fuori, basta. A proposito, è delizioso, ma non si può masticare. Forse come lo zucchero filato. Senti, dai, proviamo. Bello dolce, davvero delizioso. Beh, te lo dicevo io. È impossibile masticarlo. Safica tutta la bocca piena di capelli. E poi ci sono ancora le orecchie, è vero, una è caduta un po', ma l'hamburger è molto tematico. Non è chiaro solo perché la lana sia bianca se lo stesso Cartoon Rabbit è nero. Forse la sua lana è insomma da altri posti? Senti, non lo so, ma la salsa di questo hamburger è semplicemente una bomba. Safi, che in realtà i coniglietti hanno un mantello bianco altrove. Sì, le lepri sono tutte bianche, Cartoon Rabbit è nero, ma ha anche delle tracce bianche come una lepre normale. Guarda qui cosa c'è ancora. Invece delle patate, le carote. Al McDonald's, a proposito, ho visto che le carote sono in vendita. Questo set di Happy Meal è probabilmente uno dei più tematici, perché è chiaro che ogni scatola è direttamente assemblata con amore. È proprio il massimo che abbiamo qui, guarda. Coniglio Cartoon, hamburger con orecchie, lana e carote.
E qui c'è anche la cacca di Cartoon Rabbit. Ah sì, insomma, mi sembra che capisco che sono rappresentati sotto forma di cereali Nesquik. Fantastico, guarda Artyom, è un giocattolo. A proposito, davvero, guarda, ne ha fatto un mucchio. Guardate, gente, giocattolo a grandezza naturale, di dimensioni serie come una vera lepre della foresta. Belli giocattoli. I giocattoli a tutti gli effetti sono enormi e fantastici, che tanto più le braccia si muovono, le gambe si muovono, puoi piegarle come preferisci. Questo è davvero alto livello. Safik, vuoi che filmiamo tipo Bambola Voodoo di Cartoon Rabbit? Cartoon Mouse è un personaggio più familiare perché Bruno stava girando un video su di lui. Non l'abbiamo girato noi, certo. Ragazzi, cosa pensate che ci sia lì dentro? Probabilmente, dato che è un topo, dovrebbe esserci del formaggio, vediamo. Perché prima di allora tutti gli Happy Meal erano a tema. Sì. Il coniglio aveva le carote, la pecora aveva il fieno. Ma cosa potrebbe trovarsi nell'Happy Meal di Cartoon Mouse stesso, ragazzi? C'è formaggio al 100% con i buchi, te lo garantisco. Formaggio con i buchi! Ragazzi, scrivete subito nei commenti cosa pensate che dovrebbe esserci lì dentro. E cosa metteresti lì tu stesso, nell'Happy Meal di Cartoon Mouse? Apri. Cosa c'è? Vedi qualcosa? Commenta, Artyom! Ah! Cosa è successo, Artyom? Ah, Safik, dannazione, quella stupida, toglila! Calma, calma. Ah! Lo metto a posto. Mi dispiace, ti prego, Artyom, non volevo. Sai chi sei? Sei un folle. Sì, perché sono folle? Ti sei fatto male? Ragazzi, due volte, prima un dito, poi l'altro. Mi dispiace, per favore, Artyom. Gente, qui invece delle patatine fritte ci sono delle trappole per topi. Mi dispiace, Artyom, non volevo. Sappi che se avessi spaccato le mie dita, pensi anche quando lo fai o cosa, eh? Senti, beh, ma anche tu sei furbo a mani nude a cercare lì dentro. Forse ci sarebbe stato un topo. Nello stesso, sia un Happy Meal. Cosa potrebbe esserci? Bene, bene, come vedi qui ci sono delle vere trappole per topi che possono colpire molto duramente. Ci sono due hamburger. Stordimento. Quanto sono belli, ragazzi, guardate. Oh, guarda, tre hamburger. Guardate, veramente, sono davvero fantastici. La cosa principale è che non ci siano escrementi di qualche tipo. A quanto pare questo è dovuto al fatto che Cartoon Mouse è essenzialmente un piccolo topo. C'è una pecora e così, bene, una lepre più o meno. E il topo è piccolo, Cartoon Mouse. Senti, non è una cacchetta di topo? Sì, no, è formaggio. Dai, prova, sembra veramente buono. Gusto insolito, qualche... sembra delizioso. Ma come se fosse stantio. No, ma c'è molto formaggio. Ah, Safik, non è nuovo. È come non fresco proprio. Ma sono buoni gli hamburger, cosa fai? Safik, è davvero come se fosse andato male. Non lo mangiamo, dai. Io... poi ti afferrerà lo stomaco. Non puoi sul canale per una settimana forse filmarti. Ma io sarò in bagno però. Quindi sì, ragazzi, c'era una storia. Il cibo è stato distribuito gratuitamente a un buffet. Safik ne ha mangiato così tanto che poi è rimasto avvelenato. Artyom, fin da bambino mi riempivo la bocca con questi piccoli aggeggi di salsiccia quando c'era una degustazione. E io ero pieno. Beh sì, è sempre stato delizioso. Guarda, ho preso una figura, ecco. Fai vedere, ragazzi. Quel Cartoon Mouse è un atleta, gente. Tutti iniziano a camminare così in estate. Ho notato, ecco, Safik, guarda. Senti, qui. Ma cosa è successo con il suo orecchio? È normale il fatto che abbia un orecchio rosicchiato? Cartoon Mouse è un topolino. Può essere cacciato sia da Cartoon Cat che da Cartoon Dog. Ecco la sua fotografia. Quindi è chiaro che ha bisogno di scappare costantemente. A quanto pare una volta lo ha colpito, lo ha colpito. Scrivi nei commenti chi pensi che abbia morso l'orecchio di Cartoon Mouse, Cartoon Cat o Cartoon Dog. Ragazzi, guardate, qui abbiamo un formaggio con dei buchi. Questo formaggio... che puzza, sì, che fa. Sì, è sempre puzzolente, mia mamma compra sempre un tale formaggio. Ragazzi, provate ad annusarlo nel negozio. A proposito, annusare gratuito. Formaggio, ecco, è davvero proprio... bene, odora come dei piedi, molto contrario. Questo non è super. O questo... senti. Vabbè, in realtà i piccoli hamburger non piacevano. E al formaggio non piaceva il giocattolo, come sempre fantastico. Ma questo è il ripieno in termini di cibo di Cartoon Mouse, come per un topo, insomma. Gli hamburger sono i migliori, ragazzi. Ma qui non c'è più niente. E penso che dobbiamo procedere con Cartoon Dog. Happy Meal con Cartoon Dog. Stiamo già arrivando ai finali mostri. Safik, non bussare. Ai mostri finale di questo numero. Vediamo.
cosa c'è dentro l'Happy Meal. Cos'è stato quel suono? Hai sentito? Come se... Dai, girati, filmalo! È come se qualcosa fosse caduto dietro lo schermo! Pazzesco, Artyom, cavolo! Stiamo arrivando alla fine e sta succedendo qualcosa di incomprensibile! Ok, Safik, andiamo a vedere! Andiamo semplicemente... restiamo l'un con l'altro, sì, dai. Forse solo la finestra si è aperta e basta! Vai per primo, semmai, e io per ultimo! Cosa c'è lì? Ragazzi, abbiamo sentito un suono nel nostro magazzino! C'è qualcuno qui? Forse hanno lasciato qualcosa? Pronto? Au! Allora, qui non c'è niente, dai, andiamo! Sì, sembra che ci sia sembrato il vento, forse, una brutta folata di vento. Tuttavia il tempo oggi non è molto buono. Sembra che non ci sia nessuno nel nostro magazzino. Ecco solo gli oggetti di scena per il video e basta. Bene, si è rotto. Dai, lo aggiusto, veloce. Andiamo a vedere gli Happy Meal con calma e poi torneremo a casa. Bene, fatto, riparato. Andiamo via da qui, dai. E poi fa molto freddo. Dai, cos'è questo? Nelle patatine fritte, più precisamente nel pacchetto di patatine fritte, ci sono vere ossa! I cani! Wow, fa proprio schifo! Come le rosicchi, sai cosa, un cane? Safik, sono decorative! Guarda, l'osso è proprio come nel cartone animato! Sei sicuro che non sei un cane? Sono umano, ma questo è sotto forma di biscotti! Esattamente, qui non ci sono biscotti, è cibo per cane, cavolo, per cani! Guarda che piccolo hamburger! Oh! Probabilmente qui... Oh, pezzo di carne! Ragazzi, non pensavo che potesse esserci! Ho pensato che naturalmente se questo è cartoon dog, allora beh, è un cane, quindi ci sarà carne cruda! Pensavo che la cotoletta nell'hamburger non sarebbe stata cotta! O un po' cruda, insomma! O forse ci sarebbe stata una bistecca di sangue! E qui invece di un hamburger c'è un enorme pezzo di carne cruda! Senti, questa è veramente una schifezza! Certo, la cosa logica è che questo cane sia felice e carino, ma... Safik, proviamone con te almeno un pochettino! No, 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 no! Io non lo faccio! Safik, è necessario per gli spettatori! Sì. Dobbiamo assolutamente provare tutto per loro! Ma neanche gli interessa a loro! Ragazzi, scrivete nei commenti se siete interessati o no! O in generale se questo fa schifo! Perché la stai mangiando? Anche la cacca di cane! Nessuno è interessato a questo, capito? Ascolta, Safik, penso che non sia male! Dai, ragazzi, guardate, la mangio semmai! Questo... Prova! Io non voglio, ricordo, dai, che a scuola mangiavi la terra e per te era tutto normale, quindi provalo, cosa? Io non ho nessuna intenzione di ficcare quella cosa in bocca. Bene, Safik, dai, per gli spettatori! Non lo mangerò, basta! Altrimenti sarai un pisellino come Kabikov. Bene, mangia! Kabikov è un mio amico! Bene, Safik! Sì, io e Kabikov... Ecco! Bene, Safik ha mangiato con me! Allora, cos'altro c'è? Diamo il giocattolo! Guarda quali sono le braccia strette di Cartoon Dog! Senti, questo è proprio... sembra pure più piccolo degli altri personaggi che abbiamo visto, secondo me. Sì, no, 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 guarda, è così enorme, ecco, guarda, ha solo una mano lunghissima! Quasi come la mia, ma un po' più piccola! La carne in generale era deliziosa. Sì, te ne è rimasta pure un po' sulla mano. Certo, una tale delizia, gente, carne cruda. A me questa schifezza non è piaciuta. Sei solo pazzo, Artyom, i tuoi gusti fanno schifo. Ok, guarda, qui a quanto pare non solo questo giocattolo Cartoon Dog va... C'è questo... È una museruola, hai visto? Questo Happy Meal, ma è un giocattolo. Se forse qualcuno, beh, ha un cane, sarà molto rilevante. Puoi comprare un Happy Meal di Cartoon Dog e un guinzaglio ti andrà in regalo. Una museruola. Safik, non è così che funziona. Non ti ci sta sulla testa, vero? La museruola non va bene per le persone. Guarda qui. Di nuovo cacca o cosa? Safik, tutto è per te la cacca. Probabilmente è cibo per cani. Cibo secco per cani. Cosa tu, tutta in bocca, metti tutta in bocca, è roba da cani, dai, cosa fai? Sai come la producono? Come? Preferirei non dirtelo, ma lo so, William Bruno quando aveva davvero fame mangiava quel cibo per cani. Anche se in realtà è come un grissino, prova. Non voglio. Beh, prova. No. Da almeno uno. Ma non voglio. Ma Safik. Non voglio. Gente, che pisellino. Guarda, bene, se entra in bocca in questo momento allora lo mangerò. Dai. Ecco, mangia! Non si mastica. Beh, prova! Sa di cane. Ma questo è, tra l'altro, delizioso cibo per cane. Sa di cane. Si saffica come un grissino. Cosa? Non è come i grissini. Beh, prova il mio. Non ho bisogno del tuo, vado in bagno.
Va bene, ragazzi, non criticate Safi, che in realtà è un ragazzo molto gentile e responsabile e anche molto intelligente. Bene, solo tutto ciò che è collegato in termini di cibo Safi disdegna costantemente. Ricordo da bambino costantemente dicevo: come mai la forchetta è così male lavata? E come mai il cucchiaio è così male? Bene, Safi ha un disgusto in generale. Ragazzi, il più importante, il più epico degli Happy Meal di Cartoon è ovviamente Cartoon Cat. Allora, apriamo? Ascolta, no! Ok, sto scherzando! Allora, lo apro io. Grazie per avermi dato questo onore. Aspetta, strano. Lo vedi? E tu cosa fai? E dov'è il giocattolo di Cartoon Cat? Sì, forse, cioè... Tieni, mangia l'hamburger per ora. Ci sono delle patate. In generale, tutto è strano, come se tutto fosse normale. L'hamburger è normale? Eh sì. Niente, senti, non c'è nemmeno nulla di interessante qui, strano. Cosa è successo, Artyom? Aspetta. Aspettate, ragazzi, credo di saperlo. Qui nel mezzo della polpetta c'è cibo per gatti crudo. Eccolo, Artyom sembra che sia stato avvelenato, accidenti, è un vero schifo. Ah, impossibile da mangiare. Senti, accidenti, probabilmente anche le patate sono fatte di qualcosa del genere. Ragazzi, quando ho morso questo hamburger ho sentito che qualcosa... Ecco, il cibo secco per cani, più o meno. E questo umido per gatti e in generale blah. Anche se l'hamburger è travestito da normale, guarda, qui è tagliato dritto come se... E questo abominio inserito. Qui c'è un giocattolo molto strano, una specie di oggetto piccolo e non hai assaggiato così. Le patate, no? No. Se l'hamburger è lì con cibo per gatti, allora le patate non so nemmeno cosa. Ma Safik, non vuoi provare niente, dai. Certo, accidenti, sono già un esperto. Smettila di mettermi la roba in bocca. Quindi che cosa verrà con il video? Ragazzi, cosa consisterà il video se Safik... Io ho già assaggiato il cibo per cani. Safik, pensa tu stesso. Non può essere un tale giocattolo nell'Happy Meal. In precedenza le figure c'erano e ora non si capisce cosa. Oh cavolo, sì. Ancora una volta un cortocircuito. Ma è come possibile? Quante volte ho detto qui: Mario, aggiusta quei cavi elettrici. Il telefono. Cosa? Cosa ti è successo al telefono? Aspetta, il telefono sta laggando. Ascolta, questa cosa non mi piace costantemente. Una specie di sciocchezza. Quando... Aspetta, io lo riavvio adesso. Non si accende proprio, dammelo, non rompere il mio telefono. Nel quadro c'è qualcosa, il zio Valerio me l'aveva insegnato. Ok, Safik, ora siamo noi. Prendiamo una delle lampade. Senti, è una cosa buona che funzioni con una batteria. Andiamo, forza, attento. E rimani sempre, semmai, vicino a me. Forse prendiamo un estintore, non lo so, anche per abbattere qualcuno. Forse c'è davvero qualcuno. Perché scricchiola in modo così spaventoso? Per favore, Artyom, ti prego, resta vicino a me. Ora, andiamo al quadro e... ripamiamo la luce. Sembra che l'elettricità sia stata staccata di nuovo in tutto l'edificio. Perché il quadro è così lontano? Ragazzi, che paura, delirio! Per favore, mettete 100.000 like! Sì, Safik? E dov'è Safik? Devo chiamarlo! Il telefono non funziona! La luce si è accesa! Safik! Dove sei? Safik! Dove è andato Safik? Perché lì non si accende la luce? Ehi, Safik! Ascolta, basta scherzare, eh? Non è più divertente! Ehi! Safik! Ragazzi, guardate! Questo, il giocattolo, sembra che Safik l'abbia trovato! Questa è la figura di Cartoon Cat! E una nota, lì in mano, tutta graffiata! Non scherzate con me! Che diavolo sta succedendo? Safik, davvero... Ah! Dannazione, ragazzi! Safik, alzati, dannazione! Ragazzi, assicuratevi di colpire questo proiettile e raccogliete 100.000 like in modo che Cartoon Cat...